Draghi, con inverno e Omicron massima cautela, grazie ai vaccini siamo ripartiti, spirito di collaborazione ci sia anche nel 2022. Impennata di contagi, oltre 30.000 nuovi casi, l'ultima volta più di un anno fa, AIFA domani via libera, Novavax. L'Agenzia Europea del Farmaco, situazione resta preoccupante, Biden lancia la campagna d'inverno, medici, militari e 500 milioni di test gratuiti. Manovra in aula al Senato, tra le novità sgravi per l'apprendistato e il rinvio sulle cartelle esattoriali, ok al super bonus edilizio. Inchiesta plusvalenze, blitz della finanza nelle sedi della Lega Serie A e dell'Inter, la società nessun tesserato indagato. Finte immunizzazioni in cambio di soldi, 3 arresti a Palermo, tra questi anche leader Novax, l'infermiera svuotava le siringhe. Il ritorno di Harry Potter, a 20 anni dall'uscita nel cinema del primo film, tutto il cast si riunisce per una serata tra nostalgia e retroscene inediti per la gioia dei fan. Draghi, con i vaccini abbiamo salvato vite e riaperto il paese. Nei prossimi mesi serve massima cautela, stesso spirito di collaborazione anche nelle sfide del 2022. Balzo nei contagi, più di 30.000 nuovi casi, oltre 150 morti, tamponi, mascherine, tavolate. Il governo lavora alla stretta per Natale e Capodanno. La corsa di Omicron da Londra a New York cresce in modo esponenziale, dice al TG3 la studiosa italiana dell'Imperial College Dori Gatti, prima vittima della variante negli Stati Uniti. Dopo l'ok in commissione, la manovra proda nell'aula del Senato, super bonus senza tetto di reddito, taglio di IRPEF e IRAP, stop agli allevamenti di animali da pelliccia. Non solo Juventus, anche l'Inter finisce al centro di un'inchiesta sulle plusvalenze. La finanza, nella sede della società nerazzurra, che dice nessun tesserato indagato. A Emanuele Carrère il premio Napoli speciale per la letteratura internazionale. Il mestiere dello scrittore è raccontare la complessità, dice. Penso ad un libro sul processo Bataclan. Sono anni difficili, ma l'Italia sa reagire, così Draghi alla conferenza degli ambasciatori. Flussi migratori, clima e piano nazionale di ripresa e resilienza nel suo discorso. Ma è l'emergenza virus che guarda il capo del governo. La campagna di immunizzazione ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l'economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità, ha detto. Ma non è finita. Su Omicron serve cautela, ha aggiunto poi. Il ricordo di Attanasio e il diplomatico ucciso in Congo. Auspico che venga fatta luce sul suo assassinio. Intanto la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra, ha superato anche lo scoglio del super bonus del 110% con l'eliminazione del tetto ISEE per le villette. Ok agli altri emendamenti di Palazzo Chigi, dal taglio di IRPEF e IRAP alla rateizzazione delle bollette. Piovono gettoni e microcontributi, dall'esenzione dei pedaggi per i forestali della Val d'Aosta al finanziamento della filiera della frutta a guscio, fino al metodo contro la proliferazione dei cinghiali. La parola passa all'Aula. Virus, oltre 30.000 contagi in 24 ore, mai così tanti nel 2021, 153 le vittime, cresce l'allarme nelle scuole, sono 40.000 i docenti e gli amministrativi non ancora immunizzati, tra assenze e altri escamotage, tentano di arrivare a Natale per evitare la diffida e la sospensione dello stipendio, avvertono i presidi, ma preoccupa gennaio, quando molti istituti potrebbero essere costretti a ricorrere alle sostituzioni e da qui la denuncia. Temiamo che, non avendo più a disposizione professori dalle graduatorie, dovremo coinvolgere studenti laureandi. Nel più grande hub di Palermo, smascherata la truffa dei finti vaccini, un'infermiera svuotava il siero in una garza, così quando l'ago finiva nel braccio non iniettava nulla. 400 euro a persona costava la messa in scena per ottenere il Green Pass, 10 casi accertati, ma potrebbero essere di più. A svelare il trucco, i filmati delle telecamere, arrestate 3 persone, tra cui il leader dei Novax del capoluogo siciliano.
Qualcuno riattacca subito, altri si rifiutano di conversare, in tanti respingono gentilmente l'offerta. Tutti però si dicono stufi delle chiamate degli operatori telefonici o dell'energia che presentano promozioni o invitano a cambiare gestore. Ma un modo per sfuggire agli squilli molesti c'è: basta iscriversi al registro delle opposizioni, un servizio sotto la sorveglianza del Ministero dello Sviluppo Economico, totalmente gratuito per gli utenti. Ecco come funziona. Cani e gatti come figli, in caso di separazione il tribunale deciderà a chi affidarli. Succede in Spagna, dove è stata approvata una legge che cambia la natura giuridica degli animali domestici, non più assimilabili ad oggetti. Negli atti del divorzio dovrà essere specificato chi si prenderà cura dell'amico a quattro zampe, chi si farà carico del suo mantenimento e i termini della custodia condivisa. In caso di disaccordo tra coniugi decide il giudice. E l'Italia? Non ha norme in materia, ma una giurisprudenza collaudata. Gli esperti dicono siamo un paese all'avanguardia. Buonasera, in prima pagina le notizie più importanti. Il Premier Draghi chiede a tutti massima cautela nei prossimi mesi nella gestione del Covid e tutte le forze politiche chiedono a Draghi cosa farà nella partita del Quirinale. Nuova impennata dei contagi, 30.800, 153 morti, crescono anche i ricoveri. Giovedì la cabina di regia verso mascherine all'aperto ed estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie. Dopo l'EMA, atteso il via libera al nuovo vaccino Novavax anche dell'AIFA. Il direttore dell'agenzia Magrini al TG5 è efficace, protezione oltre il 90%. La variante Omicron ci obbliga alla massima cautela nei prossimi mesi. Draghi agli ambasciatori italiani. Tra pandemia e crisi l'Italia ha reagito con coraggio. Ora serve spirito di collaborazione da parte di tutti, anche nel 2022. Il piano di ripresa non è un piano del governo, ma di tutto il paese. Via libera in commissione al Senato agli emendamenti sulla manovra, taglio di IRPEF e IRAP, super bonus 110% senza limite di reddito per le villette, rateizzazione delle bollette e rifinanziamento del bonus TV. La manovra va ora in aula, il voto prima di Natale, il testo il 28 alla Camera per il via libera definitivo. Simulata in 3D con un manichino la caduta dalla finestra 9 anni fa a Siena di David Rossi, l'ex capo delle comunicazioni di Montepaschi. La perizia del RIS dei Carabinieri disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Dopo 2 indagini che hanno stabilito che fu suicidio, i familiari chiedono di riaprire il caso. È un senatore di origini calabresi, Joe Manchin, la spina nel fianco di Biden. Democratico ma vicinissimo ai repubblicani, Manchin si oppone all'ambizioso piano miliardario del presidente per la svolta verde e per la riforma sociale. Basterebbe il suo voto contrario per affossare Biden. Divorzio costosissimo per lo scericco di Dubai. Dovrà pagare all'ex moglie, la principessa Aya di Giordania, oltre 500 milioni di euro. Lo ha deciso l'alta corte di Londra, dove la principessa si è rifugiata con i 2 figli 2 anni fa, dopo una clamorosa fuga. Sale il livello d'allarme per la pandemia, superati i 30.000 casi nelle ultime 24 ore. Il dato che preoccupa riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere. Da oggi ci sono più di 1.000 pazienti in terapia intensiva. Aumentano anche i ricoveri ordinari, numeri che tornano ai livelli del maggio scorso, così come per i decessi che sono stati purtroppo 153. In attesa delle nuove misure che saranno decise dopo la cabina di regia di dopodomani, è polemica sulla scuola. I presidi contrari all'ipotesi di allungare le vacanze natalizie, e che però è un'ipotesi che il governo sta sicuramente prendendo in considerazione. E del resto in Germania già si traccia la nuova griglia di misure. Da martedì 28, tra una settimana, limitati i contatti nelle occasioni di socialità, non più di 10 persone nelle feste private per quello che riguarda i vaccinati, mentre per i Novax potranno incontrarsi solo persone dello stesso nucleo abitativo, più al massimo 2 di un altro. Le partite di calcio torneranno a giocarsi senza pubblico e saranno chiuse locali e discoteche. Non è tempo di festeggiare, dice il neo cancelliere Scholz.
Per il via libera al maxi emendamento alla manovra ferma in commissione bilancio da più di un mese, c'è voluta la lunga maratona da ieri notte fino all'arrivo in aula in Senato alle 4 del pomeriggio. La legge di bilancio dovrà essere approvata entro la vigilia di Natale, venerdì, per passare all'esame della Camera il 28 e avere il via libera entro San Silvestro per non rischiare l'esercizio provvisorio. Tempi ristrettissimi che hanno ovviamente irritato le opposizioni e non solo. Una pantomima per Fratelli d'Italia, spettacolo indecoroso, Sinistra Italiana. Il rebus Quirinale attende le novità dal vertice del centro-sinistra di giovedì, ma intanto il fatto nuovo è di pochi minuti fa, l'annuncio che c'è stato l'incontro simmetrico a quello del centro-destra nell'asse giallo-rosso tra Letta, Conte e Speranza. E si è fatto il punto, è stato fatto sapere su diversi temi, tra i quali anche proprio l'elezione del Presidente della Repubblica. La sinistra al potere in Cile, 47 anni dopo l'uccisione nella Casa Moneda di Allende. Gabriel Boric, a soli 35 anni, è il presidente più giovane di sempre. Una speranza di cambiamento, non solo per il suo paese, ma ancora una volta per tutta l'America Latina. Boric vuole abbattere il liberismo selvaggio e promette giustizia sociale. Una svolta a sinistra che potrebbe contaminare i paesi vicini.